È il titolo della tesi con cui una studentessa di Vibo Valentia ha conseguito la laurea in mediazione linguistica con specializzazione in criminologia e intelligence, il servizio di Pietro Bellantoni. Io spero che Teresa possa raggiungere i migliori voti per questa sua tesi e sono veramente molto contento di aver contribuito in qualche modo a dargli un piccolo grande aiuto. L'ex maglia rosa, oggi impegnato in Sudafrica per la Cape Epic, la più dura gara a tappe in mountain bike, ha voluto ringraziare personalmente Teresa Bisogni, la studentessa 23enne di Vibo Valentia, che si è appena laureata con una tesi dedicata a Vincenzo Nibali e alla sua crociata contro il doping. In nome della legge per i poteri conferiti dallo Stato, la nuova dottoressa in scienze della mediazione linguistica, indirizzo criminologia e intelligence, con il voto di 108 su 110. Teresa, iscritta presso l'Istituto Italiano di Criminologia di Vibo, si è ispirata a uno dei più grandi campioni della storia del ciclismo italiano, da sempre in prima linea contro il doping nello sport. Questa idea nasce quando lui per la prima volta ci ha fatto una lezione in cui ci ha parlato proprio del doping. E una frase che mi ha particolarmente colpita è stata che i controllanti doping l'hanno aiutato a raggiungere meglio i suoi successi. E questa frase più di ogni altra fa trasparire la sua onestà, la sua pulizia della quale ha fatto proprio il suo cavallo di battaglia.